L'1.02, ben ritrovati da Radio Luis, il nostro grandioso programma Rap and Roll. Ciao Nico, come stai? Io tutto bene, tu? Direttamente da Perugia. Da Perugia, tornato alle 2:30 di notte, fremitante per vedere cosa sarebbe andato oggi questa puntata, perché è una puntata un po' differente dalle altre, giusto? Giustissimo, ma caro Nico, io ho una domanda da porti che oggi è fatidica, ovvero, Nicolò Ruggeri, ma a te ti importa del cuore? Siccome sono una persona molto molto introspettiva, direi di sì. A me ha sempre importato del cuore, per cui mi importa del cuore. Ma sai perché ti faccio questa domanda? Perché oggi abbiamo due ospiti speciali, ovvero i chilometri quadrati. Ciao ragazzi, ringraziamo di questa opportunità, grazie mille. Rispettivamente grazie Ovest e l'Arco dei chilometri quadrati, e siamo veramente contenti di avervi qui. Anche caro Nico, è un posto meraviglioso. Grazie. Ti lascio la parola per fargli la prima domanda. Direi di sì. Allora, io comincerei con una presentazione. Diteci un po' chi siete, da dove venite, insomma, raccontateci un po' di voi. Allora, il primo chilometro, l'Arco, viene dalla lontana Cipro, zona molto turistica, come ben sappiamo, Musei Vaticani. Sono iniziate le prime canzoni nella stanzetta, come ben sappiamo, e niente, dopo è arrivato l'altro chilometro, signori. Ispirato dal primo chilometro. Sì, di base sì, io sono stato sempre ispirato da lui, perché c'era un po' la scena, insomma, balduina, si stava a muovere un po' tutto l'ambiente, insomma, quindi niente. E com'è che si chiama l'altro chilometro? Ovest. Ah, sono proprio io, incredibile. L'avevo presentato comunque. Non me lo sono scordato. Sono una persona educata. Cioè. Scusate. E quindi l'idea del gruppo nasce così. L'idea del gruppo nasce, in poche parole, io facevo un po' di musica, non quella che facciamo adesso, un po' più street, un po' più rap, un po' più anche presa male, così. Lui aveva ascoltato i primi pezzi, mi ha scritto, mi fa: oh, mazza, bro, non ci conosciamo bene, però famo due pezzi insieme, così. E quindi niente, poi è nato questo gruppo. Un'amicizia proprio con la musica, cioè proprio incredibile, è stata una cosa veramente assurda. Quindi i primi passi, diciamo, si sono mossi nel rap, e dopo ascolteremo comunque le vostre tracce migliori. È un po' andato a sfociare nel pop, diciamo pop rock, se vogliamo fare un paragone, Ercomi, Ian Dior e tutti quelli, sì, questi qua. Sì, le sonorità sono quelle. Complimenti, ma io sono fan, lo sapete. E niente, io volevo chiedere anche quali sono i vostri riferimenti, a chi vi ispirate, diciamo. Allora, io quando ho iniziato a fare musica non mi ispiravo minimamente a nessuno. Giusto. Perché appunto, sennò che artista sei se ti ispiri a qualcuno? Solo che poi, andando avanti con il tempo, facendo nuova musica, sperimentando ancora, sono venuto a conoscenza appunto del nuovo album, dei nuovi album di Machine Gun Kelly. Maledizione, ogni dannata volta dobbiamo tornare su questo la argomento. La mia persona preferita. Esatto, finalmente, c'è un bel binomio qua, in questa stanza. Sì, non vedevo l'ora, esatto. Guarda. Devi sapere che questa è diciamo, motivo di dibattito questo l'argomento Machine Gun Kelly, perché loro sono contro. Io, diciamo, non è che sono fan, però secondo me è un artista valido. Sì, secondo me è valido. Loro sono completamente contro, lui perché è un fanatico del rock, del metal, del pure, certo. Rock, certo. E sarà la stessa cosa. No, io pensavo di essere semplicemente perché ha le orecchie, però cattiveria eccessiva. Struggenti queste cose. Ci siamo innamorati dei type beat noi principalmente, perché scriviamo con i type beat, quindi ci siamo innamorati proprio dei type beat di Machine Gun Kelly e abbiamo cominciato a scrivere in quel modo, insomma. Cioè, cercando un po' di imitarlo, portando un po' la roba in Italia, insomma. Perfetto. Io procederei con la prossima domanda. Avete detto che voi quindi non siete di Balduina, no? No. Entrambi, però, insomma, è una zona che frequentate parecchio. Spesso, ecco, sì. Quanto è importante il gruppo di amici che avete instaurato lì, Balduina e il quartiere in generale? Allora, io adesso dico questa cosa e il mio manager sarà molto entusiasta di tutto ciò. Io ho iniziato a fare musica, in realtà, solo ed esclusivamente perché appunto la facevano anche gli altri. Io ho detto, sentite, ma... Cioè, il livello è un po' basso. È veramente questo il livello? Cioè, devo veramente portarmi tutta la scena Balduina sulle spalle? E niente, l'ho fatto. Quindi siete due figli adottivi, diciamo, di Balduina. Cioè, vi sentite? Così dice il nostro manager. Così dice il nostro manager. E voi cosa dite? Che noi siamo nuovi, che noi siamo siamo nuovi rispetto a loro. Che noi siamo noi e loro sono veramente poco. Parafrasando Alberto Sordi. Ci siamo evoluti nel corso del tempo.
Va bene, ragazzi, ci andiamo ad ascoltare Taxi Rock, allora, l'ultima nuova uscita dei Chilometri Quadrati. Perfetto. Ma dove sei? Ma come sto? Chiedi di me, chiedo di te. Io penso me stesso senza la mia bussola. Sono i giorni e non sono cambiato. Solo un pugno di sogni ed un cuore spezzato. Scappo lontano da sta città che non posso più stare a casa. Non so manco più l'età, del resto non mi importa nada. E mi perdo dentro la musica. E ti giuro che poi sarà l'ultima. Vorrei andarmene lontano, non so su quale binario. Che mi importa, la strada è unica. Parlo con te e parli con me. E questo è rock e la bimba va fuori di sé. Taxi Rock, Chilometri Quadrati, che bomba, ragazzi. Ah, complimenti. Yeah. Ultima uscita questa, giusto? Sì. E quindi attendiamo con ansia nuove perle. Sì. L'avete anche cantata ultimamente in live, o sbaglio, no? Sì, al Planet. È vero. Stato una gran serata, ci siamo veramente divertiti, un sacco di persone sono venute a sostenerci, è stato incredibile. Tra cui noi. Esatto, faccio finta di non saperlo, ma in realtà ero il primo, in prima fila lì, con le mani alzate a sostenere i chilometri. Grazie. Senti, allora ora entriamo un po' più nella sfera musicale, diciamo. Io parto con una domanda, ovvero, diciamo, come nasce un pezzo di Chilometri Quadrati? Allora, di base, uno dei due inizia a cerchiare un po' di beat, poi li mandiamo al nostro producer, lui ci fa i beat, e niente, iniziamo a buttare giù qualche idea, così lui mi fa, senti, io faccio strofa più ritornello, piuttosto che io faccio il bridge, lui fa la strofa, così... Niente, ci risentiamo dopo 2-3 giorni e vediamo quello che è uscito fuori. Ma voi siete più per il lungo termine oppure comunque fate e pubblicate subito? No, cioè siete più per ponderare il pezzo, diciamo. Procrastiniamo. Siamo cambiati. Un tempo eravamo, famo una canzone, ok, adesso basta, la mettiamo, è passati 2 giorni, basta, mettiamola. No, posso farti un complimento? So che... Immagino di sì. Dai, grazie. No, devo dire che loro si stanno muovendo molto bene anche a livello di immagine. Cioè, voi vi siete proprio organizzati bene, non state facendo le cose campate per aria. Cioè, vi siete fatti, insomma, le foto con un determinato brand, avete contattato un amico, che tra l'altro è in comune, che, insomma, sapevate perfettamente che vi poteva fornire i vestiti e tutto. Poi anche il fotografo. Devo dire, io invito a tutti gli ascoltatori ad andare nel loro profilo Instagram, perché secondo me è veramente ben fatto. E sappiamo quanto è importante soprattutto ormai l'immagine all'interno di una carriera musica, che potrebbe aiutarvi sicuramente per quanto riguarda dei nuovi artisti emergenti. Sì, ma non è una cosa scontata. No, assolutamente. Poi le cose fatte bene si vedono e si sono viste. È una cosa che va a integrare un po' il progetto. Cioè, secondo me è molto importante. Che bravi, poi, complimenti. Complimenti. E che poi, scusatemi se vi interrompo, secondo me è anche un po'...
diciamo, una pecca questa, che ormai conta un altro po' più l'immagine. Esatto, e ne andremo a parlare dopo. Rispetto alla vera e propria musica. Sono d'accordo. Cioè, siamo d'accordo, poi ne abbiamo dibattuto molte volte all'interno del nostro programma Rap and Roll, che ricordiamo. A proposito di live che abbiamo citato precedentemente, ci volete raccontare un po' il vostro approccio? Cioè, come stavate? Avevate l'ansia? Vi è piaciuto, insomma, avere un po' di pressione prima del live? Raccontateci un po' questo. Allora, di base io, cioè personalmente, c'avevo una paura fottuta, perché cioè, ragazzi, senza giri di parole, sì, perché comunque c'erano 1200 persone, noi stavamo, cioè io stavo angosciato, capito, prima, comunque primo live, uno, capito, vuole cercare di fare bene, cercare di fare meglio, però insomma, alla fine poi è venuto quello che è venuto e siamo veramente contenti. No, di questo, è venuto insomma. Bene. Insomma, molto, sì. Molto vabbè, bene. Anche grazie alle persone che sono venute, che ci hanno dato veramente una carica incredibile, perché sono venute lì sotto, stavano là sotto e noi mentre cantavamo, comunque c'è un appoggio, capito, degli amici. Quello è veramente importante, sì, è vero. Qualsiasi cosa che fai nella vita, secondo me. Sono d'accordo. E sulla base di quello che mi avete detto prima, vi chiedo chi si occupa più della parte musicale e chi di quella lirica. Io so che tu, caro Ovest, diciamo, te ne esci con delle linee vocali mentre stai in motorino e ti vengono in mente, sì, queste, sì, linee vocali un po' stravaganti. Esatto, sì, sì, assolutamente. Quindi, diciamo, tu più della parte musicale. Beh, no, quello tutti e due proprio. Cioè, tutti e due scriviamo, ognuno scrive di base il pezzo suo, inerente, insomma, a un concetto, un ritornello, un testo, tipologia, insomma, un qualcosa del genere. E poi viene fuori un insieme di cose, insomma. Mm-hmm. Non disdegnate l'uso dei sample, questo è un mio consiglio. Secondo me i sample sono sempre ben, insomma, accetti, azzeccati, sì, azzeccati, oserei dire. Testi uguali, cioè testi scriviamo tutti e due, ognuno scrive il suo, tranquillo, cercando insomma di non staccarci troppo, cercare di fare una cosa un po' più in comune, capito? No, certamente. Poi immagino che lavorare insieme deve essere, insomma, un po' più difficile, no? Proprio da questo punto di vista, per quanto riguarda la composizione dei testi della musica. Avete precedentemente citato il produttore. Chi è il vostro produttore? Ce ne potete un attimo parlare? Bella per Manolito Prod. Bella, salutiamo. Bella grandissimo, grandissimo. Allora, niente, in poche parole, questo è un ragazzo che ci ha trovato il nostro fantastico manager. Noi non sapevamo niente di tutto ciò, ci ha portato bella per Valetrava, bella anche per Lollo Carrara, eh? Bella anche per il Lollino. E niente, poi ora ci ha portato in questo studio fighissimo, abbiamo fatto le prime prove per Taxi Rock, è andato bene, adesso niente, lui è il nostro produttore a tutti gli effetti. Però anche Pit Moro, giusto? Anche Pit Moro, sì. Dombai ci ha dato una grande mano con Taxi Rock, il beat è proprio, ci hanno dato proprio una mano loro a livello di strumentale. Sì, la strumentale è fighissima, ragazzi, fighissima. Veramente bella. Poi devo dire, a me la cosa che mi piace sono le linee vocali. Prendete delle linee vocali, secondo me, originali. Cioè, che si scrivono comunque in un certo genere, però non sono scontate, secondo me. E io che poi non sono fan proprio del genere, ovvero del pop rock, tutta questa roba qui, però voi lo fate bene, quindi mi piace molto. E vabbò, non ci andiamo ad ascoltare il secondo pezzo, ovvero Naomi. Non ne posso più. Errore mio, scusa. C'è una faida. Cosa ne sai di quello che faccio? Cosa ne sai? Lo so che son pazzo. Adesso mi chiedo se voglio il riscatto di dimostrare quanto valgo. Mi gioco il mio tempo al casino, ma non so come farò. Se i soldi sono ore, quanto costa il time show? Mamma, guarda la fiamma, ma sono già in cima. Con questa ribalza è pronta la rima. Non la voglio più. In tutti questi sogni o nei miei déjà vu, non ne posso più. Di tutti quei ma e di tutti quei però, non mi importa se e non mi ami più, ma dimmi il perché, così non ti chiamerò. Non ne posso più. Di tutti quei ma e di tutti quei però, non mi importa se. Stavo zitto, ma pure stanotte non riesco a dirti di no. Che c'è il tuo numero ancora una volta, magari non richiamerò. Mamma, guarda la fiamma, ma
sono già in cima. Con questa rivalsa è pronta la rima. Non la voglio più. In tutti questi sogni o nei miei déjà vu. Non ne posso più. Di tutti quei ma e di tutti quei però. Non mi importa se e non mi ami più. Ma dimmi il perché, così non ti chiamerò. Non ne posso più. Di tutti quei ma e di tutti quei però. Non mi importa se e non mi ami più. Ma dimmi il perché, così non ti chiamerò. Dietro di vent'anni, i passi che ho fatto io li rifarei. Ricordo che quando mi aspettavi tardi stavo facendo lo strozzo con lei. Ti giuro che manco capisco sti pensieri miei. Gli occhi mi parlano come un libro aperto, mi fanno capire chi sei. Non ne posso più di tutti quei ma e di tutti quei però. Non mi importa se e non mi ami più. Ma dimmi il perché, così non ti chiamerò. Non ne posso più di tutti quei ma e di tutti quei però. Non mi importa se e non mi ami più. Il perché, così non ti chiamerò. Non ne posso più. Non era Naomi, la sentiamo dopo questo. Errore mio, ragazzi. Il chilometro quadro. Il chilometro quadro o quadrato. Ok, siamo qui per questa terza parte della nostra intervista. Io vorrei farvi una domanda, ovviamente a livello musicale. Se volete mi potete rispondere insieme oppure uno alla volta. Cosa hanno Larco e Ovest nella loro playlist di Spotify? Allora, io non ho una playlist di Spotify. Ottima risposta, finisce qui. Io non ho una playlist di Spotify anche perché appunto non vorrei troppo influenzarmi con altra musica. Contaminarti. Contaminarmi, esatto. E quindi tendo ad ascoltare meno musica possibile. Particolare questa cosa. Sì, 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 tendo ad ascoltare meno musica possibile anche perché appunto non voglio appunto prendere ispirazione anche per sbaglio da altri artisti. E niente, appunto, non ho una playlist Spotify. Quello che esce su Instagram, piuttosto un artista che mi piace molto, là lo vado a supportare. Però è tutta farina del tuo sacco. È tutta insomma. Farina del mio sacco. Io questa cosa che ha detto, l'ultima cosa, Larco, la condivido sul fatto degli artisti che passano insomma sulle storie di Instagram. Gli emergenti me li sento molto, perché insomma anche per capire un po' il panorama di emergenti, noi appunto siamo emergenti, quindi beh, ci sono le varie pagine su Instagram che sponsorizzano, esatto, ce ne sono una migliaia, sì, insomma, sì. Quindi però c'è una playlist, interessante. C'è una playlist però di Spotify, ce l'ho, dici, mi ascolto un po' di tutto, cioè dal cantautorato italiano, nasco anche perché canto da fin quando sono bambino. Licenza poetica, vabbè. De André, De Gregori, insomma, questi grandi qua. E poi ultimamente Bresh, molto, mi piace tantissimo. L'album nuovo, Oro Blu, è incredibile. Bello, molto me, bello, molto figo. Bello. Che tra l'altro lui si avvicina al cantautorato, cioè Andrea, si è ispirato... Andrea è incredibile, no? Sono canzoni incredibili. Sì. No, lui ha proprio dichiarato che si è ispirato a De André, mi sembra. A De André. Di Genova, d'altronde. Beh, tanta roba. Sì. E io vi chiedo, diciamo, evitando dissing, vai, possibilmente... che ne pensate dell'ambiente musicale odierno? Allora, prima italiano e poi mondiale. Prima italiano e poi mondiale. Allora, secondo me, nell'ultimo periodo, io infatti ascolto anche molto meno musica rispetto a prima, anche perché secondo me il livello generale si è abbassato oppure è diventato monotono. Parlo della scena italiana in questo momento. Perché si è appiattito. Sì, è sempre roba trita e ritrita. Mi sembra sempre la stessa roba. Anche perché, appunto, nel 2016-2017 c'è stata questa bomba trap, solo che poi è rimasta praticamente solo quella, a parte Blanco che ha portato un po' di nuovo sound, così. Che poi è uscito da pochissimo, tra l'altro. Sì, esatto, è uscito da pochissimo. Ed è giovanissimo. Sì, sì, Blanco è 2003, se non mi sbaglio. 2003. Sì, 2003. Sì. Se posso dire una cosa in merito a questa tua affermazione, secondo me in questo momento la gente si sta accorgendo
che insomma sono tutte copie, e stanno, se ci fai caso, stanno emergendo quelli che hanno, diciamo, una personalità diversa rispetto agli altri. Anche viene, un timbro vocale diverso, esatto, insomma, un qualcosa che li contraddistingue. Mi viene in mente Blanco, per l'appunto, mi viene in mente Pachi, che comunque è abbastanza, certo, originale lui, certo, con il timbro che c'ha, che poi, diciamo, è un po' esasperato, però comunque... Cento! Esatto. E anche tanti bene, Madame, bene, Madame ragazzi, Madame è incredibile, cioè, secondo me Madame è l'esempio proprio eloquente di quella cosa che sto non dicendo. Non so se avete ascoltato la canzone nuova, si chiama L'Eccezione, bellissima, non l'ho sentita, ascoltatevela. Quando... perché è incredibile, è uscita da pochissimo, è veramente... un fit? Cioè è solo lei? No, è solo lei, e secondo... mi ricordo un sacco il cantautore italiano, ragazzi, è pazzesca veramente. No, lei è fantastica, poi comunque lei ha una maturità che è, insomma, è un po' strana, perché ha, pure lei, esatto, del 2002. Esatto, parliamo 2002, di ragazzi e ragazzi. Ma io poi quando vado in fissa con un artista mi vedo tutto, ovvero interviste. Sì. E, ma veramente c'è una maturità incredibile. Ho visto un'intervista con Paola Zucar, che è, insomma, la discografica. Certo. E, ma fantastico, vi suggerisco di andarla a sentire, perché lei è incredibile, incredibile. Una sensibilità proprio fuori dalla norma. Sì, 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 assolutamente. Poi io ne abbiamo parlato spesso e volentieri qui in questo programma di Madame. E a proposito, appunto, abbiamo citato nuove leve del cantautorato italiano e del panorama, insomma, italiano nuovo. Se vi volevo chiedere qual è, insomma, se avete un'ispirazione a livello proprio di artista, il vostro artista preferito da bambino, quando siete un po' cresciuti, insomma, nella vostra storia, il vostro punto di riferimento. Allora, io inizialmente... 2015-2016, quando ho iniziato ad ascoltare, appunto, mi sono approcciato al mondo della musica effettivamente, il primo artista in assoluto è stato Izzy. Solo che con il condivido solo che con il passare del tempo io mi sono proprio innamorato di quanto fosse versatile quell'artista, ovvero, sì, il Comi. Ah sì, anche sì, sì. Il Comi ha fatto ogni album che ha fatto, l'ha fatto diverso e l'ha fatto perfetto, secondo me. Sì, no, questo è vero, io sono d'accordo. Io non ho ascoltato una traccia di un album che non mi sia piaciuta in un album di Ercomi. Ha preso pure l'ultimo. L'ultimo è pazzesco. Taxi Driver. Che comunque è un album molto diverso rispetto ai precedenti, e anche molto criticato, che ha preso una deriva un po' commerciale, diciamo. Certo. Però stiamo sempre là, è la commerciale fatta bene, esatto. Se è fatta bene, le sonorità sono incredibili. Sì, diciamo. vero. Ercomi... Però Izzy, secondo me, sta... Izzy sta sopra. Izzy, diciamo, non ha avuto quella svolta commerciale, ma secondo me tra poco ci arriverà. Perché comunque ultimamente lo vedo un po'... No? Non sta un po' a ribasso? Un po', sì, un po' dietro le linee. Secondo me, come stai con Brescia, è una buca. Cioè, Izzy fa la buca. No, sì, sì, vabbè. Ma quella è Izzy, proprio il paradigma. Certo. Cioè, la canzone tipo di Izzy. Quello te lo puoi aspettare, nel senso... non so se poi prenderà, appunto, un risvolto pop commerciale come ha fatto Orcomi, che ha preso poi l'onda di questa musica che l'ha lanciato nell'Olimpo del panorama. Alla fine gli artisti cambiano, mutano nel corso del tempo, no? Quindi alla fine... Certo, ma anche con proprio banalmente con l'avanzare degli anni è logico che poi si cambiano prospettive, si cambiano pensieri, cioè è normalissimo. O con proposte più profumate. Esatto, devi sempre fare il processo alle intenzioni. Assolutamente, cioè... sì. Ragazzi, progetti futuri... Allora, non ci sono, ritiriamo. No, ce li abbiamo. Allora, in cantiere abbiamo un video che abbiamo fatto. Abbiamo fatto un video a Cavalbio in terra di Luca Russo. È una roba pazzesca. In terra di Ovest. E niente, abbiamo fatto questo video dove uscirà il nostro nuovo singolo, Vivere la vita. Quindi, ragazzi, mi raccomando, sintonizzati sul Chilometro Quadrato Channel. Perché... Possiamo sapere quando orientativamente? Un mese, no, secondo non ce lo dite. Un mesetto. Non dai, abbiamo l'esclusiva, purtroppo. Un mesetto, secondo me un mesetto invece. Vi posso dire l'esclusiva è un mesetto. Sì, un mesetto, come diceva cosa del pump. Sì, il pump, sì, sì. Certo, poi la posticipava sempre. Non ci fate arrabbiare, sì, ragazzi, perché noi fremiamo dalla voglia di ascoltarvi. E poi abbiamo una hit estiva che arriverà a breve. Cioè, subito dopo Vivere la vita, intorno... il periodo di giugno-luglio, e niente, anche là stiamo belli... Che ci sta, il ritmo... Però cambiano le sonorità. No, cambiano un po' le sonorità. Oppure Vivere la vita, secondo me, cambiano le sonorità. Non è tun-tu-tu-tun-tun. No, non è reggaeton, tranquillo. Ok, perfetto.
Non è reggaeton, non è reggaeton. Per farci capire. Ragazzi, siamo giunti alla conclusione. Vi ringraziamo, vi abbracciamo. Ragazzi, grazie a voi. Veramente è stato un piacere. Bella intervista. Speriamo di ritrovarvi, insomma. Esatto. Quando volete, qua ci siamo. Speriamo di trovarvi con grandissimi risultati. Vi auguriamo tutto il meglio possibile. E noi ci andiamo a sentire la hit, Naomi. Grazie, ragazzi. Grazie mille, ragazzi, di questa opportunità. Fammi sbagliare che ho una vita davanti, sulla schiena porto i segni solo dei tuoi graffi. Il nostro filo non sarà mai in due parti, perché so che un po' ti piace che ho la faccia da schiaffi. E sei bella da non credere, ingannato pure me. Mentre mangio le parole tu ti mangi il mio dessert. Dopodiché ti lamenti, dici che hai già preso un chilo, ma sai già che non mi importa, con te mi sento un bambino. Naomi, dammi le mani. La distanza si annulla quando siamo lontani. E ora siamo legati da un filo invisibile che non si può spezzare. Naomi, non mi richiami. Io resto lì fino a che non arriva il domani. Ma prova ad assecondarmi, che in un futuro tutto può cambiare. CD e DVD, non vedo l'ora di vederti sto venerdì. Ma quanto è bello questo film, perché sei qui e sei a fianco a me, baby. Forse mi passa e un'altra giornata, mi sveglio col sole che mi irradia la faccia. Ma adesso mi manca quella memoria in cui il tuo ricordo era nella mia tasca. Naomi, dammi le mani. La distanza si annulla quando siamo lontani. E ora siamo legati da un filo invisibile che non si può spezzare. Naomi, non mi richiami. Io resto lì fino a che non arriva il domani. Ma prova ad assecondarmi, che in un futuro tutto può cambiare. Scapperò e volerò in cima alle stelle, ma senza più chiedermi perché no, no, no. Correrò e sentirò il cielo sulla pelle, solo per arrivare da te, oh. Naomi, dammi le mani. La distanza si annulla quando siamo lontani. E ora siamo legati da un filo invisibile che non si può spezzare. Naomi, non mi richiami. Io resto lì fino a che non arriva il domani. Ma prova ad assecondarmi, che in un futuro tutto può cambiare. Naomi, dammi le mani. La distanza si annulla quando siamo lontani. E ora siamo legati a un filo invisibile che non si può spezzare. Naomi,